Giulianova, Operazione Verità, torna ad occuparsi della piscina comunale con una puntata speciale. Voi ricorderete che abbiamo sollevato vari dubbi e perplessità, opacità rispetto alla procedura seguita, quando a partire dal 13 febbraio 2023 la piscina comunale venne chiusa. Iniziarono i lavori che poi vennero sospesi sin da giugno del 2023. Ad oggi, a 18 mesi da quella chiusura, la piscina comunale è ancora chiusa. C'è una novità. È stato nominato il nuovo delegato all'Albia Impiantistica Sportiva, il dottor Federico Montebello, al quale diamo sin d'ora tutta la disponibilità a collaborare nell'interesse della città. Il dottor Montebello ha rilasciato una intervista al direttore di Radio Giulianova, il dottor Francesco Marcozzi. In questa intervista egli ha affermato che i lavori termineranno nel mese di settembre. Ora, tre domande al dottor Montebello. Noi vorremmo sapere quando la struttura verrà riaperta alla pubblica fruizione. Seconda domanda, quando ciò avverrà, potrà la piscina comunale ospitare, come è avvenuto negli ultimi 16 anni, i corsi per l'ottenimento dei brevetti per da bagnino, per SUP, per la protezione civile, per i vigili del fuoco e i corsi di riabilitazione? Terza domanda, la gestione continuerà ad essere pubblica oppure si opterà per una gestione privata? In questo secondo caso il bando è stato già redatto oppure dovrà essere redatto? Noi chiediamo che venga portato alla pubblica evidenza e che contenga criteri oggettivi per l'attribuzione della gestione, trasparenza massima. Questo perché vorremmo che si evitasse che soggetti riconducibili all'amministrazione comunale, perché magari si sono candidati in liste d'appoggio, risultino vincitori di questa gara. Queste sono le tre domande a cui sicuramente il dottor Montebello darà risposta, e salutandolo salutiamo l'intera cittadinanza. Buona giornata a tutti.